Nulla grossa, annullata l'edizione 2020, ma il Comitato Rilancio organizziamo a Prato il Festival Nazionale dell'Arpastum. Inaugurata al Museo Pecci la mostra fotografica di Ren Hang, intanto si guarda all'estate nell'anfiteatro concerti, cinema e talk. Fiamme in via Arezzo, a fuoco due veicoli in sosta, intervengono i vigili del fuoco. A Poggio a Caiano tornano gli angeli del rispetto, vigileranno anche sul divieto di assembramento. Una buona giornata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. L'edizione 2020 della Palla Grossa non si disputerà. Troppe incognite causate dalla situazione della pandemia, ma il comitato promotore non si arrende e spera di poter organizzare un festival nazionale per fine anno, richiamando a Prato squadre da tutta Italia. Sentiamo. L'edizione 2020 della Palla Grossa non si giocherà. L'incertezza sui protocolli per gli sport da contatto e sull'evoluzione del contagio da coronavirus non permette ai vari rioni di potersi allenare. Diventa così impossibile pensare di allestire in tempo l'arena e mettere in moto tutta la macchina organizzativa, con rischio poi di dover annullare la manifestazione in caso di una nuova risalita dei contagi. Sia il comune che il comitato promotore comunque non vogliono bloccare per un anno la tradizione, col pericolo di disperdere la rete di contatti rimessa in piedi negli ultimi anni. Da qui l'idea di organizzare un evento collaterale fra fine autunno e inizio inverno per fare scendere ugualmente le squadre in campo e tenere vivo l'interesse sul gioco. Vogliamo farci trovare pronti con le iniziative qualora ci fosse la possibilità di concretizzarle, spiega il presidente del Comitato Gioco della Palla Grossa, Gabriele Villoresi. Sicuramente non vogliamo fare sparire la tradizione per un anno. L'idea è quella di organizzare qualcosa nei prossimi mesi, casomai ospitando a Prato alcune realtà italiane che praticano sport simili alla Palla Grossa. Una delle proposte che verrà portata all'attenzione dei calcianti è quella di organizzare il Festival Nazionale dell'Arpastum, un gioco simile alla Palla Grossa che viene praticato in altre parti d'Italia. Ognuno dei rioni è collegato ad altre realtà italiane, prosegue Villoresi. Abbiamo rapporti con la squadra di Rimini, con i Neri di Brescia e con la formazione di Roma. Poi potremmo coinvolgere l'Associazione degli ex calcianti di Firenze. Chiaramente tutto dipende dall'evoluzione del contagio, conclude Villoresi. In attesa di ufficialità, comunque, il comune conferma la volontà di portare avanti la tradizione della Palla Grossa, ribadendo che tornerà a essere organizzata nel 2021. E qualora venisse allestito un evento fra autunno e inverno, c'è la proposta di effettuare in quella sede il sorteggio dell'edizione 2021, così da creare un filo di continuità. Il Centro Pecci riapre ufficialmente con un nuovo progetto, una mostra fotografica dell'artista cinese Ren Hang. Ma il museo guarda anche al futuro e all'organizzazione dei prossimi mesi nei quali l'anfiteatro potrebbe essere protagonista. Per noi al Pecci c'è Marco Manzo, a te la linea. Buongiorno dal Museo Pecci, siamo qui perché proprio oggi è stata inaugurata la nuova mostra fotografica dedicata all'artista cinese Ren Hang, una mostra che fa ripartire ufficialmente l'attività del Pecci, che in realtà ha già riaperto da qualche giorno, però è tra i primi musei in Italia a dedicare una nuova mostra in questo momento così delicato anche per il settore della cultura. Una mostra che è anche l'occasione per delineare scenari futuri riguardanti il museo. Sapete che questo è un momento particolare anche per questo settore e quindi abbiamo cercato di capire con la direttrice Cristiana Perrella come si organizzerà il Centro Pecci anche in vista dell'estate, dei prossimi mesi, e quindi come sarà organizzato il cartellone. Bene, la direttrice ci ha detto che si cercherà di sfruttare il più possibile gli spazi all'aperto, e quindi l'anfiteatro con i concerti, ma anche con altro, con cinema ed altri eventi. Allora possiamo andare ad ascoltare l'intervista realizzata appunto con la direttrice del Centro Pecci, Cristiana Perrella, e poi la linea può tornare allo studio. Il suo lavoro è sempre stato guardato proprio per una qualità nuova e per la capacità di rappresentare una generazione giovane cinese che è libera, che è ribelle,
e che ha un'enorme anche attrattiva agli occhi dei giovani occidentali, proprio perché porta una vitalità nuova. Ed è questo l'argomento anche che ci è sembrato interessante per portare questa mostra al Pecci, portare qui un'energia, una vitalità, una capacità della Cina di produrre nuove immagini, nuove modalità proprio anche dell'arte. Come pensate di organizzare il museo e le varie mostre del museo anche nei prossimi mesi, magari sfruttando gli spazi all'aperto, compreso forse l'anfiteatro? Pecci, come sapete, è un museo grande, un museo con degli spazi ampi, quindi in realtà le norme di sicurezza per noi non sono un problema e nemmeno impattano né sulla qualità né sul piacere della visita, perché come vedete le persone sono larghe all'interno del Pecci, possiamo appunto applicare tutte le norme anche in modo rigido senza che questo risulti costrittivo. Detto questo, il Pecci ha degli spazi esterni importanti, per esempio il teatro all'aperto che ha più di 900 posti e che sicuramente potrà diventare uno dei luoghi dell'estate pratese, stiamo lavorando per questo, vorremmo che quest'anno il nostro teatro fosse il luogo non soltanto del nostro consueto programma di concerti che ci sarà, ma anche di tante altre attività, quindi cinema all'aperto, talk, che il teatro e il giardino diventino proprio il luogo dell'estate al Pecci e speriamo un luogo nuovo e amato della città di Prato. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera verso le 23 in via Arezzo per un incendio che ha interessato due veicoli in sosta. La squadra, allertata dalla polizia che si trovava sul posto, ha operato con l'ausilio di un'autopompa e di un'autobotte, provvedendo a spegnere le fiamme in breve tempo e evitando che si propagassero agli edifici e ai veicoli presenti nelle vicinanze. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. È stato approvato dalla Giunta il piano di azione a supporto dell'edilizia e dell'urbanistica. Incentivo nel riuso, sostenibilità ambientale e attenzione all'ecobonus sono le linee guida. Sentiamo. La Giunta Comunale ha approvato il piano di azione per i primi interventi a supporto dell'edilizia e dell'urbanistica. Tra le altre cose, il piano si propone di mettere in campo strategie e interventi per favorire il riuso e la sostenibilità ambientale. L'emergenza Covid ha sottolineato l'importanza degli spazi aperti nei luoghi privati, per questo tra le ipotesi di intervento c'è la possibilità di escludere dalla superficie edificata il calcolo di spazi come terrazzi, proprio per favorirne la progettazione. È già operativa la gratuità per 30 giorni della concessione di suolo pubblico per i ponteggi dei cantieri e il Comune sta pensando alla riduzione di oneri di urbanizzazione oltre il 20% per piccoli interventi di riuso. È un documento complessivo che cerca di dare un quadro complessivo a una molteplicità di azioni che dovranno essere svolte, che sono già state svolte, sono in corso e dovranno essere svolte da qui all'estate, che sostanzialmente hanno lo scopo di rappresentare da una parte un primo sostegno immediato al settore dell'edilizia della città e dall'altra parte definire delle strategie anche nel medio-lungo periodo che si muove su tre grandi temi. Da una parte il supporto all'edilizia, quindi l'edilizia privata e l'urbanistica, tutto quello che riguarda invece le opere pubbliche che sono in corso in questo momento e che verranno sviluppate nel Comune di Prato e poi il grande tema dell'ecobonus, sisma bonus. Quanto alle opere pubbliche sono in corso di realizzazione, fase di appalto e progettazione esecutiva, lavori per circa 100 milioni, per i quali alcuni cantieri non sono ripartiti. È intenzione del Comune promuovere un tavolo di coordinamento con la rete delle imprese e delle professioni sull'interpretazione del protocollo di sicurezza e per il monitoraggio dell'affidamento di incarichi per le progettazioni. Sul tema ecobonus, Prato è stata inserita in una sperimentazione con IFEL e ANCI per il coinvolgimento di ESCO nazionale nell'efficientamento energetico di quartiere, individuando le case popolari di San Giusto come eventuale zona di intervento. È inserita in questo momento nell'ambito di una sperimentazione di ANCI insieme alle città di Ferrara e Bologna proprio per definire delle modalità attraverso le quali i grossi gruppi energetici nazionali possono intervenire alla scala del quartiere nelle città. C'è questa sperimentazione, ma io credo che sia ancora più importante il tavolo che va rilanciato di condomini sostenibili rispetto ai quali appunto la città può mettere in gioco un'offerta di interventi molto importante e quindi rappresentare un supporto fondamentale per il settore. A Poggio a Caiano tornano gli angeli del rispetto, vigileranno anche sul divieto di assembramento, ce ne parla Giulia Ghizzani. Siamo tutte azioni sociali che... Da pochi giorni sono in azione a Poggio a Caiano gli Angeli del Rispetto. Il servizio, frutto dell'accordo rinnovato tra Comune e Associazione Nazionale Carabinieri, coprirà l'intera estate e punterà come l'anno scorso sulla promozione dei corretti comportamenti e sulla diffusione delle norme che facilitino una convivenza civile tra i cittadini.
Il nucleo mediceo dell'associazione presiderà per 3 sere a settimana le vie della città, soprattutto le zone a rischio assembramenti e schiamazzi notturni. L'esperienza dell'anno scorso è stata molto apprezzata dai foggesi, l'avevamo detto che saremmo tornati anche quest'anno. Quest'anno, con giugno, arriva di nuovo il progetto Angeli del Rispetto, che quest'anno avrà anche una funzione specifica, che sarà quella di ricordarci, quando frequentiamo gli spazi pubblici, andiamo in un giardino o altro, di evitare gli assembramenti, di indossare correttamente le mascherine quando non si possono mantenere le distanze interpersonali di sicurezza, ma soprattutto ci ricorderanno, come sempre, come dicevamo anche l'anno scorso, che chi vuol bene alla propria città la rispetta, e quindi rispetta gli spazi pubblici, rispetta quelli che sono di tutti, e fa sì che quando si va via da un giardino, appunto, lo si lasci esattamente come lo vorremmo trovare noi quando ci arriviamo. Da giugno a settembre, anche quest'anno, sono tornati con noi grazie a 25 volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che saranno i nostri angeli del rispetto. Il progetto sarà supportato dalla diffusione di un opuscolo in cui sono raccolti punti chiave per una convivenza rispettosa, come aver cura dell'ambiente e degli spazi condivisi, evitare schiamazzi e rumori molesti dopo le 23, raccogliere le deiezioni degli animali, rispettare l'arredo pubblico e non gettare a terra i rifiuti. Nell'opuscolo saranno presenti anche le raccomandazioni utili a prevenire il contagio da Covid-19, rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina qualora non si possano garantire le distanze. Il compito degli angeli del rispetto sarà quello semplicemente di monitorare la situazione e segnalare prontamente alle forze di polizia, polizia municipale compresa, eventuali ipotesi di assembramento. Quello delle forze di polizia sarà quello di agire più prontamente, anche arrivando alla contestazione di sanzioni per il non rispetto delle prescrizioni previste. Passiamo da tutto il comune e cerchiamo la collaborazione delle persone per evitare tutte delle situazioni non tanto consone al civismo di tutti i giorni. Ecco, questo è il nostro scopo. Artisti per Prato è il nome dell'evento che domani venerdì 5 giugno alle 19 vedrà riuniti 20 artisti pratesi per un concerto dedicato alla città. Il concerto sarà trasmesso in contemporanea sui profili social delle principali testate giornalistiche della città, su TV Prato e su tutti i profili Facebook ufficiali degli artisti e dei partner. Fonderia Cult'Arte e Frichi Dichi, in collaborazione con la nostra emittente, lanciano quindi un messaggio di ripartenza della musica e dello spettacolo, anche se ancora in modalità virtuale. Il video è ambientato in alcuni luoghi simbolo di Prato, dalla terrazza di Palazzo Pretorio al chiostro della Cattedrale, al complesso monumentale dell'Opera del Duomo, dal Teatro Politeama Pratese alla Scuola di Musica Giuseppe Verdi. Sentiamo quindi l'intervista a due degli organizzatori, andata in onda questa mattina nel corso della nostra rubrica Cose a Casa. Il progetto nasce proprio dall'idea di voler valorizzare tutte quelle persone, quei professionisti, musicisti, cantautori, DJ che in questi 3 mesi ci hanno reso più sostenibile la vita durante il lockdown, perché chiunque di noi ha guardato in diretta i propri beniamini, e visto che sembrerebbe che dal 15 di giugno si potrà tornare a assistere agli spettacoli dal vivo, abbiamo approfittato, abbiamo chiamato un po' di amici artisti pratesi, abbiamo proposto loro di anticipare questa apertura ufficiale del 15 di giugno regalandoci una performance. Gli artisti sono 20, sono, diciamo, il criterio, siamo partiti dal punto di vista della città di Prato, quindi artisti pratesi. Quindi da lì abbiamo iniziato a fare delle chiamate ai nostri, diciamo, contatti e siamo andati a sceglierli. Ovviamente questo progetto abbiamo incluso i primi 20 artisti, ma niente ci vieta di poterne fare altri e di coinvolgere tutti gli altri artisti della città. E vediamo anche un altro estratto della puntata andata in onda questa mattina di Cose a Casa, la trasmissione di intrattenimento con DJ Franceschino, in onda tutti i martedì e giovedì mattina alle 10:30. Buongiorno caro, come andiamo?
Grazie, molto bene, grazie per essere con noi questa mattina, ti ringrazio. Io nel frattempo mi hanno chiesto di disegnare, tanto per cambiare. Sì, quindi molto spesso non ti guarderò, ma mi piaci lo stesso. Non preoccuparti, ti ringrazio molto. Ho chiesto alla regia di tirar fuori un pezzettino per celebrare e ricordare il grande Massimo Troisi, ve lo facciamo vedere. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Chi siete? Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Trio, allerta e pieni di brio. Segue la scia, se Omega noi ci spia. E difendia la terra dall'ombra della guerra. Il nostro cuore spazzerà per l'Inti. Benissimo, arriva già il nemico, scatta. Ti ringrazio, sono molto carino. Questa è una tastiera. Non torno più. Sì. Va bene, perfetto, questa è la tastiera. Andiamo a fare... Sentite che bel suono già diverso da quello del maestro Moriani? Sentite come vado, ragazzi, T'ha preso un palo, si dice in gergo musicale. Zitto, aspetta, fatti il re. Il re. Vai, comunque fa così. In un mondo che prigioniero è. Se vuoi usare il pedale, usalo, Respiriamo liberi. Dov'è il pedale? Non è che eccolo. Fa schifo, Eccolo. Io e te, pensavo non ci fosse. Come? E la libertà si offre nuda a noi. Cose a caso. Al di là del limite degli occhi tuoi. Il mondo post-Covid sarà anche più sostenibile. La crisi che dobbiamo affrontare porterà ad una nuova stagione di sviluppo umanistico. La lezione sarà presto dimenticata. Sono solo alcune delle domande che verranno affrontate questo pomeriggio alle 18.30 per la quinta diretta di S come futuro, dedicata al tema della sostenibilità. Interverranno in diretta sulla pagina Facebook di TV Prato Irene Sanesi, economista della cultura, Monica De Paoli, notaio e componente del consiglio direttivo di Assobenefit, e Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona giornata e bentrovati a tutti. In arrivo una perturbazione, lo possiamo vedere anche dal satellite, che ci interesserà proprio direttamente tra il tardo pomeriggio e la serata, con temporale localmente anche di forte intensità. Vediamo quindi la grafica per oggi. Innanzitutto diciamo che durante la giornata sono possibili deboli precipitazioni occasionali, il grosso della perturbazione però, come detto, arriverà tra il tardo pomeriggio e serata, a partire dalla costa settentrionale, per poi estendersi al resto della regione durante la nottata. Le temperature di oggi senza grosse variazioni, in calo forse di qualche grado per la nuvolosità, ma il fresco della perturbazione si farà sentire maggiormente nella giornata di domani, che come possiamo vedere sarà ancora all'insegna della variabilità, con rovesci in mattinata sulle zone settentrionali, schiarite pomeridiane a partire dalla fascia costiera. E come detto, le temperature per domani in calo, con valori pomeridiani attorno ai 22-23 gradi. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato per questa sera alle 20.30. Vi ricordiamo inoltre alle 17.30 in diretta dal Duomo trasmetteremo la recita del Rosario, a seguire la celebrazione della Messa. Grazie per averci seguito e arrivederci.